Sono due le cose più belle di questa pieve romanica. Io non sopporto le chiese moderne perché tutti i santini più buoni l'appiccicano ai muri. In queste pievi del mille, se vedete nei capitelli, c'è tutta la vita. Ci sono gli alberi, gli animali, gli uomini, i serafini, gli angeli, il diavolo, l'aquila della morte, l'albero della vita. Non si separa il buono dal cattivo. Il problema è saper campare coi che c'è. Seconda cosa bella è l'abside, il tondo, che è rivolto ad est, all'alba, come a dire che noi non siamo chiamati dal passato, ma dal futuro. Già queste due cose basterebbero per campare. E allora con un po' di musica e di silenzio chiediamo a Dio che ci aiuti a saper campare con tutto quello che c'è, senza scappare, e avere sempre gli occhi nel futuro più che nel passato. Ognuno di noi cerca una direzione, ma come dice Fabrizio De André, qual è la direzione nessuno me lo imparò, qual è il mio vero nome ancora non lo so. Nessuno di noi sa la direzione vera, nessuno di noi sa nemmeno la sua identità, il suo nome. E allora lui dice: prendi la tua tristezza in mano e soffiala nel fiume, vesti di foglie il tuo dolore e mettici le piume. Quello che possiamo fare quando non capisci la direzione, non sai chi sei, invece di star tanto a lamentarsi, sarebbe bello lasciare nel fiume il dolore, mettere alle foglie che cadono le piume per farle rivolare. Ma la parola orientamento viene da oriente, luce. Se vuoi sapere dove andare, devi cercare la luce sempre. Il problema è che la luce non va cercata in ciò che è evidente, in ciò che è visibile. Devi cercare la luce dove si nasconde. A volte è molto nascosta. E solo l'amore ci rivela che nelle ombre che ci circondano qualcuno ci sta aspettando. E allora il dolore appartiene alla vita come fatica di tutti i giorni, come l'oscurità dello sguardo che non vede via d'uscita. Eppure la cerca, perché il buio della notte a volte non è l'unico colore del cielo. Cos'è la Pasqua? È questo andare e ritornare ai luoghi della nostra gioia. Vi ricordate che Gesù, dopo che muore, riporta i suoi amici nei luoghi dove hanno goduto. Gli rifà una scena, gli dice: torniamo in Galilea, torniamo all'inizio, quando vi ho visti innamorati di lasciare tutto, quando vi ho visti coraggiosi. La Pasqua è questo, torniamo ai luoghi della gioia. Torniamo a capire nella nostra vita quando è che si è goduto, quando è che siamo stati bene, cosa ci ha fatto star bene. E sono sempre i luoghi dell'incontro, quegli incontri alle prime luci dell'alba, quegli incontri al tramonto, quegli incontri nel primo sole sulla riva del lago, o quelle sere a casa, nella normalità, nella semplicità della vita. Ecco, Giovedì Santo ci dice che è proprio questo, la normalità di un cenacolo, di una scena. Uno di fuori non avrebbe capito, non avrebbe visto nessun cambiamento. Era una scena, questa banale
normalità, che però è piena d'amore, è l'ultima scena, è piena di dolore. Diceva Papa Giovanni, niente di straordinario in me, e ciò che è straordinario in me è il fare le cose che ho davanti a me. E allora proviamo stasera a chiedere uno sguardo profondo che ci faccia leggere la vita, la realtà e ci porti alla luce tutto quello che c'è dietro. Cosa c'è dietro una scena? Cosa c'è dietro un bacio? Cosa c'è dietro un abbraccio? Cosa c'è dietro nello stare insieme? Noi vorremmo cambiare, vorremmo capire, vorremmo una direzione, ma vorrei ricordarvi come è avvenuto in questa giornata di oggi, che le primavere sono faticose. Ragazzi, è nato i mandorli 20 giorni fa, sole bellissimo, caldo, e poi arriva il freddo, e poi arriva il vento. Se pensate alle vostre primavere, ai vostri desideri di primavera, non sono mai facili. Ti sembra di aver risolto tutto e poi torni al punto di prima. Poi ritorna l'inverno, ma a noi bisogna desiderare le primavere. Bisogna desiderarle in tutti i modi. Perché il mondo può ricominciare di nuovo, perché dopo l'inverno c'è sempre una primavera. C'è un bellissimo autore turco che dice: «O nostro giovane domani, fai sapere al flagellatore cosa vuol dire il tremito del porto. Digli come nascono le margherite dal dolore della terra». Le margherite nascono dal dolore della terra. La nostra vita nasce dal dolore della fatica del vivere. La vita più vera è sempre lì e proviamo a desiderarla profondamente. E tutto quello che non riusciremo a capire lo chiederemo agli alberi. Molte volte nella nostra vita abbiamo incontrato genitori o maestri o persone o amici che ci hanno detto: sei realista. Sii realista. Io vorrei ricordarvi che il realismo non crea la realtà, sono i sogni che creano la realtà. Io questo posto l'ho sognato a bestia per 30 anni e ora si tocca. E allora, perché se ti dicono sei realista vuol dire: ma dove vuoi andare? Tieni i piedi per terra, lascia perdere. E allora forse è l'ora, il Giovedì Santo è il segno più potente dell'immaginazione. Immagina che può cambiare le cose.